riforme. Ci sono momenti in cui alcune riforme possono rendere l'economia ancora più debole. Ora non voglio scendere nei dettagli delle riforme del mercato del lavoro nei diversi paesi, ma dobbiamo renderci conto che i paesi che hanno mercati del lavoro flessibili non hanno evitato delle gravi crisi. Gli Stati Uniti erano apparentemente il mercato del lavoro più flessibile, abbiamo avuto una disoccupazione del 10% e anche oggi si dice l'America ha una disoccupazione solo del 6,1%. In realtà la situazione è così negativa in America che ci sono molte persone che hanno smesso di cercare lavoro. Bisogna riflettere con grande attenzione sulle cause reali della crisi economica attuale, cercare quindi di non peggiorarla ulteriormente. Non pretendo di conoscere bene i dettagli del mercato del lavoro italiano. Da quello che ho capito, questo vale anche per tanti altri paesi europei, sono sviluppati tanti modelli contrattuali, contratti a breve termine, contratti flessibili, quindi c'è già un margine di flessibilità. In realtà, modificando le tutele dei lavoratori attuali, si modifica lo stato di diritto, si modificano gli assetti proprio contrattuali, perché sono contratti già firmati da queste persone, quindi bisogna essere molto cauti nel modificare le condizioni contrattuali vigenti. E poi, secondo me, questi cambiamenti indebolirebbero ulteriormente l'economia senza portare reali vantaggi.